Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da oggi siamo qui ritorni su Fortnite per andare a completare le missioni dei giurati, la quarta parte. Tra un po' di giorni uscirà anche una quinta parte. Grosso hype per quanto riguarda queste missioni che manderanno avanti la trama di Fortnite. Tra parentesi ragazzi, so che stanno già uscendo delle notizie riguardanti il portale e delle fratture che si apriranno sopra adesso. Ne andrò a parlare nei prossimi giorni, oggi ci concentreremo sulle missioni. Sto cercando di reperire tutte le informazioni necessarie, tutte le news necessarie per fare una GG News completa. Prima di continuare il video, però, ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande, tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzuoli, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore sia scritto GGYT tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie davvero di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Mettiamo pronte, vediamo un po' se riusciamo a completare tutte le missioni in un'unica partita. Non credo ragazzi, credo che ci vorrà un bel po' come al solito. Ovviamente molto fortunati, il taglio del bus passa praticamente sopra i tre punti in cui devo andare io a fare le missioni e quindi potrebbe scenderci più gente del previsto. Speriamo di no. Comunque, prima missione, entri in contatto con Stellan, guardiano del varco, e direi di andare qua. Ok, no, è fuori ragazzi, però aspettate, mi prendo un pump e mi bevo anche questo per sicurezza, perché credo che qualcuno, ecco, qualcuno che ha usato la cosa ci stava. Questo varco astrale potrebbe creare uno squarcio permanente nella realtà. Ah. Bravo di rivelare al campione la verità sull'uomo informe, ma non posso. Invia le coordinate. Forse dovrai sgombrare un passaggio per trasmettere i dati. Vabbè, Stellan ci dice che teoricamente lui vorrebbe dire la verità alla temporale, però non può dirgli la verità sull'uomo informe, quindi diciamo si sta un po' lavando le mani da questo punto di vista. Comunque ci dice che ovviamente il varco è molto pericoloso e va testato per bene. Quindi che dobbiamo fare? Inizia a decifrare le coordinate del varco astrale e tocca andare qua. Quindi vabbè, per adesso è abbastanza vicino, ma tocca andare su o giù. Vabbè, prendiamo la macchina. Vabbè, cioè, sì, ma con quale aggressività mi sta sparando mentre sono in macchina? No, non mi dia, è sotto, mi sa, ragazzi. Mi sa che è sotto. Dobbiamo andare giù. Vabbè, oh mio Dio, quello continua a sparare. Si diverte con poco il bro. Vabbè, allora, spero non mi abbia visto, ma col cavolo. È ovvio che mi ha visto. Qua il pendolo di pinnacoli, eh? Attenzione. Allora, vediamo un po'. Decifriamo tutto. Perfetto, non credo parli attualmente. No, non sta parlando. Elimina giocatori. Dobbiamo eliminare tre giocatori. Oh mio Dio. Questo sarà il primo, spero. Ah, così un buncatile. Lui nel dubbio gioca già un buncatile. Madonna. Ma con che aggressività mi sta pushando questo? Cioè, raga, è aggressivissimo. Cioè, va bene. Ok, sta cercando di far fuori il sasso. Prendiamo il perk. No, come l'ho lisciato. L'ho rilisciato. Vabbè, ho fatto schifo, raga. Vabbè, manco a far così schifo però, Gigi mio. Allora, raga, per provare a fare le tre kill direi di andare a Piazza Incudine. Mi sembra la zona dove possa venire più gente. Vediamo un po' quello che succede. Tanto mo per fare tre kill me ci vorranno sette partite, che poi potrei andarle a fare sempre anche in rissa squadre. Infatti se non ci dovessi riuscire a un certo punto andrò in rissa squadre. Ok, sono sceso malissimo. Però... ma questo così con le... ma raga, ma oggi c'è più col pump oppure... no, raga, oggi c'è più col pump. Oggi non ci prendo con il pump. Mannaggia la miseria. 70 colpi per più a uno che mi cammina davanti. Prende, già sono one shot, raga. Già sono one shot contro uno che... ok. Ok, ok, va bene. Ok, questo già è andato un po' meglio. Aspettate perché mi segna altri passi. Ok. No, ragami, no, l'abbiamo lasciato con 28 di vita. Mi sarebbe bastato un'altra hit. Se avessi fatto in tempo a farmi gli scildini ce l'avrei fatta, raga. Però vabbè, dai, mi manca una kill. Una kill ce la possiamo fare. Raga, io ho sentito un botto di gente a terra, ma nessuna vicino. Oddio. Let's go! Un'altra kill, però ne sta arriva un altro. No, raga, l'avevamo preso, gli avevamo rotto pure lo shield. Va bene, torna al laptop. Va bene, non ho fatto in tempo a leggere, ma se dobbiamo tornare lì, ragazzi. Comunque sì, è torna al laptop per ricevere le coordinate del varco astrale. E quindi dobbiamo tornare qua sotto. Non mi piace il fatto che ci sta a terra non solo questo, ma anche altra gente, Ci sta un po' troppa gente per i miei gusti. No, pure lui. Volo fa la stessa cosa che ha fatto lui. Mannaggia la miseria, mannaggia. Raga, non credo che questo mi lasci fare
la missione con molta calma. Io tra l'altro ho trovato pure delle armi da schifo proprio, o comunque armi che io non so utilizzare. Mi puoi salire, Stellan, per favore? Allora, intanto c'ho la missione. Proviamo a scappare, va? Proviamo a scappare. Così, proprio con le lucciole. Cioè, sta a prendere piano con le lucciole. Oh mio Dio. Sul ghiaccio. Va bene. Che missione dobbiamo fare? Metti le coordinate. Tocca andare laggiù, raga. E la safe è stata tutt'altra parte. E questo non credo mi lasci tanto andare facilmente. Tu non è che vendi un bel rift, eh? No, col cavolo. No, 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 amico mio. No, io sono molto tranquillo se mi lasci andare. Se mi lasci andare, che dici? Mi sembra una buona opzione. No, 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 raga, mi sa che c'è qualcuno che sta arrivando qua. Sì, 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 sì. No, ciao amico mio, guarda, non sono interessato, non so se volevi fightare, ma no, non compro niente. Allora, raga, eccoci qua. Ok. Sogno di stelle inghiottite dalle tenebre. Ah. E l'uomo informe, in attesa. Non lo sognavo da secoli, ma raffinando il minerale cinetico l'avete riportato a me. E che vuoi? Non auspico che ci riusciate, ma soffriremo tutti se fallite. Vabbè. Ok, e mo che dobbiamo fare? Entra in contatto con Stellan, guardiamo il varco. Quindi mo tocca andare di qua. Va bene. No, 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 raga, sto andando addosso a un avversario. No, sì, vabbè, la mira tua però, amico mio. La mira tua. Ha piazzato un cespuglio. Tra l'altro io avrei anche avuto Guerriero dei Boschi nel caso in cui. Però va bene, perfetto. Cioè praticamente siamo un 28 qua. No vabbè, in 3. Però comunque c'è sta un bel po' di gente. Nonostante fosse tipo alla fine del tragitto del bus. Va bene. Allora entriamo in contatto con il contatto al nostro migliore amico. Sento lo sguardo dell'uomo informe bruciarmi dentro. Ok. Non gli importa se aprire il varco spaccherà l'isola in due. Attiva il varco astrale. Se è instabile, le stelle decideranno il nostro destino. Ok. Quindi praticamente questo varco potrebbe spaccare in due l'isola. Io vi stavo dicendo che appunto è stato sperato il fatto che a un certo punto sopra questo varco arriverà tipo una frattura gigantesca, immensa, infinita. Però insomma, staremo a vedere che cosa accadrà. Allora, eccoci qui di nuovo. Qualcuno ha manipolato. Troviamo il sabotatore. Esigiamo risposte. Dobbiamo sapere cosa ci attende. Ok, quindi c'è un sabotatore. Va bene. Ci mancava solo questa praticamente. Parla con Ivy. Jules Paladina della Ferraglia, Cuor di Neve o la principessa Felicity. Vabbè, andiamo qui intanto. Esattamente qui prima non c'era quel buncadile. Io nel dubbio do fastidio e me ne vado. Ok. Bene. Non ci credo. Ma questo stava qui a camperà. Ma io vabbè, non ho parole, ragazzi. Non ho veramente parole. Allora, eccoci qui dalla signorina. Anche se il desiderio di rivedere il mio regno mi distrugge. Va bene. Vabbè, ma in realtà loro non ci diranno niente di interessante, eh? Cioè, quello che sarà interessante poi sarà vedere la risposta di Stellan, credo. Quindi andiamo magari adesso qui da Ivy. Tutti aggressivi, ragazzi. Tutti molto aggressivi. Va bene. Niente, oh, continua, eh. Continua lui. Cioè io ormai me ne sto andando con la macchina. Probabilmente anche se mi dovesse distruggere la macchina non farebbe in tempo a pusharmi. Lui però nel dubbio mi spara. Tra l'altro allo start si hanno pochissime munizioni. Però lui evidentemente è più contento così. Va bene. Allora prendiamoci una moto che forse siamo più veloci. E posso anche bermi gli scildini mentre vado. Ok. No sì raga, ci sta uno. No. Dai, devo solo parlare con Ivy. Devo solo e soltanto parlare con Ivy. E tra l'altro mi sono anche perso. Dove stai, Ivy? Ivy? No, è salita, non ci credo. Non ci credo, è salita. No! Ok, ci parlo. Non ho toccato. No, 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 triggerata. Però dimmi che me l'ha fatto. Dimmi che me l'ha data. Ti prego, però non ho fatto continua. Mi tocca uccidere lui. Però ormai sono one shot, raga.
Vabbè, non me l'ha data, vero? Non credo me l'ha... Non ci credo! Allora, raga, io vi stava dicendo anche qualcosa di interessante, quindi vorrei tornare da lei. Ma anche perché lei fa parte di una sorta di gruppo che potrebbe essere protagonista nella prossima stagione. Infatti, poi ve ne parlerò meglio durante i prossimi video, i prossimi episodi delle GG News. Infatti, proprio per quello stavo cercando di andare da Ivy. Che poi, se non avesse triggerato Ivy, il nostro avversario, ce la facevamo anche a fare almeno i dialoghi e andare avanti. Perché anche... ci possono dire tutto quello che vogliamo, raga, però poi la cosa interessante sarà quello che ci verrà detto da Stellan. Lol, c'è un martello che fuoriesce dal tetto. Bellissimo. Allora, vediamo per bene quello che ci viene detto dalla signorina Ivy, che piace evidentemente il secondo piano. Allora, non tocca il barco astrale, comunque... Non ci posso credere! Vaffan bene, poi me le rileggo bene dalla registrazione. Ok. Che le stelle ci aiutino. Ma lei non era triggerata con lui. Godo. Ma porca miseria, Ivy, levati. Eh sì, mo scappi. No, 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 raga, questo lo devo rincorrere. No, 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 cioè non ha capito niente. E che cavolo, e te lo becchi tutto il loser. Cioè non ho seguito niente di quello che hanno detto, mannaggia la miseria. Ma poi no, una volta vedi qualcuno che c'è a terra, ma perché poi c'è di provare comunque? Comunque tra l'altro era anche l'ultima missione, mannaggia la miseria, mannaggia. Allora sto rivedendo il video dalla registrazione. Comunque ci dice che non sa chi l'abbia fatto, ma chi l'ha fatto aveva una buona ragione per farlo. E poi sentite qua, o meglio sentite, leggete qua: ho affari della fratellanza di cui occuparmi, mantieni la pace. Praticamente lei fa parte di questa fratellanza che dovrebbe essere protagonista nella prossima stagione della pace. Quindi lei vorrebbe che si mantenesse la pace, in poche parole. E ci dice che appunto chiunque l'abbia fatto aveva una buona ragione per farlo. Ma adesso andiamo a sentire la reazione di Stellan, che era quella più interessante. Allora, lo so, ci sta un po' sopra il coso, ma leggiamo lo stesso. L'energia del varco si sta destabilizzando. Va bene. Questo potrebbe squarciare il cielo e non abbiamo idea di cosa ci sia dall'altra parte. Ok, che le stelle ci aiutino. Vabbè, basta quindi. Ok, vabbè, raga, praticamente rispetto all'altra volta non è che abbiamo scoperto chissà che cosa, Tra l'altro comunque ho quittato la partita, ovviamente, perché tanto non ci interessava più. Però quanto ho goduto ad uccidere quello lì, ragazzi. E niente, quindi le prossime sfide usciranno tra diversi giorni. Ovviamente andremo a fare una GG News molto probabilmente nei prossimi giorni. Forse anche sulle sfide Cypher, perché pure queste sembrano abbastanza interessanti e intriganti. Sostanzialmente l'unica cosa importante che abbiamo saputo è che qualcuno ha provato a cambiare le coordinate del varco e che questo lo sta destabilizzando sostanzialmente. Vabbè raga, detto questo, vi ricordo ovviamente il codice creatore GGY, tutto grande, tutto attaccato, nei soggetti di Fortnite. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Noi ci troviamo nei prossimi giorni con altri video riguardo. Ovviamente per me è tutto, ci troviamo appunto con i prossimi video. Ciao ragazzuoli.